Successo di pubblico e di partecipanti alla terza edizione del concorso nazionale Gelas Music Città di Gela, promosso dalle associazioni Il Tempio di Apollo e Giovani Musicisti in collaborazione con l'Antiracket Gaetano Giordano. Tre giorni intensi, culminati con la cerimonia di premiazione che si è tenuta al Teatro Comunale Eschilo. L'iniziativa è stata organizzata sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e con i patrocini della Regione Sicilia e del Comune. L'obiettivo raggiunto è stato quello di valorizzare il ruolo formativo delle scuole medie in campo musicale, fornendo agli studenti una importante occasione di crescita attraverso il confronto con altri giovani musicisti per premiare l'impegno giovanile e stimolare lo studio della musica. 15 le scuole a indirizzo musicale che hanno preso parte alla manifestazione. Abbiamo avuto un primo premio assoluto che è stato assegnato all'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Verga di Vizzini. E abbiamo anche avuto un ex aequo al primo posto con la scuola Ettore Romagnoli e l'orchestra di chitarre di Scicli. E un secondo premio che va a San Giovanni Gemini e alla scuola di Donna Lucata. E infine un terzo premio che viene dato a Ispica e Bagheria. Il primo premio assoluto per la categoria Giovani Virtuosi va a Savitteri, un sassofonista, e il primo premio ad un batterista di alto livello, nonostante abbia soltanto 15 anni. Poi ci sono stati tanti altri premi che sono stati dati ai solisti, fra questi alcuni solisti anche di Gela, abbiamo dei bravissimi violinisti, abbiamo scoperto, e sono stati anche consegnati alla scuola Quasimodo e alla scuola San Francesco Plesso Giudici. Altro obiettivo dell'iniziativa è stato quello di offrire ai partecipanti la possibilità di conoscere e apprezzare Gela per il suo patrimonio storico monumentale, il suo territorio e le bellezze della Sicilia con le sue risorse turistico-culturali e enogastronomiche. Questa è stata la settimana della musica all'insegna della gioia, della convivenza e dello scambio tra i ragazzi, perché si sono ritrovati anche i colleghi che hanno partecipato a vari concorsi nazionali. Questo concorso è iniziato circa 4 anni fa, quando abbiamo costituito l'associazione Il Volo. Erano dei ragazzini che noi abbiamo costituito e venivano presso la nostra sede e imparavano tante cose. Sono riusciti poi, attraverso la loro associazione, di portare addirittura delle denunce di bullismo presso la nostra sede. Man mano questi ragazzi esperti nel campo della musica si sono aumentati, si sono progrediti, sono diventati ancora più bravi, si sono fatte tante competizioni e adesso oggi raccogliamo i premi.